comprato quell'altro strumento che abbassa un pochino l'attacco, ma aumenta il tempo di invincibilità, di invulnerabilità dopo un colpo. E quindi sì, niente, ho fatto questo, magari potrebbe funzionare. E poi ho comprato qualche cura un po' migliore rispetto al tè, che ne basta uno per aumentare la velocità per tutto l'incontro, cioè lo scontro. E boh, basta, quindi avremo un attacco un po' più basso, però un'invulnerabilità un po' più lunga quando, cioè, quando mi colpisce. E niente, prima di cominciare ho fatto qualche try per riprenderci un po' la mano, ma roba di pochissimo, non sono arrivato chissà dove nella fight, quindi vediamo un po'. Adesso ritorniamo in modalità Genocide. Mi raccomando, state con me. Mamma tua, mi devi morire male. Ecco, questo è l'attacco nuovo. Abbiamo due colpi invece che tre. Ciao, Trigger Alex, sei venuto anche tu per vedermi soffrire? Forza, 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 non c'è tempo da perdere qui, bisogna distruggere questo. Secondo me questa luce rossa è la modalità Ant che viene pestato malissimo nella Genocide di Undertale. Questo è il motivo della luce rossa. Appena vinciamo la tolgo, però finché siamo messi così va mantenuta per concentrarci. Mi chiedo già perdono se perderò malissimo all'inizio, ma bisogna un po' riabituarsi, ecco, rispetto all'ultima volta. Oh, quasi perfetto era questo pure. Mamma mia, questo qua mi spaventa. Oh, per uno, l'ultimo! Ah! Dai. Ah, ok. Cavolo. Vabbè. Oh! Mamma mia, ma chi sono? Il vento sta soffiando, ragazzi. Lo sentite? Sta soffiando! E mo che attacco c'era? Ah, no, vabbè, non mi cura, dai. Cominciamo la fieri, come l'ultima volta che ho perso malissimo perché non mi ero curato, mannaggia. Oh, ma era vicinissimo questo, ma fate schifo. Vabbè, adesso direi che ci possiamo curare. Sì, però dai, per queste prime prove fatemi essere avido giusto per riprenderci la mano. Poi inizio a giocare seriamente. Ormai questo è mio, questo è mio. È il prossimo che mi frega, mannaggia. Oh, però dai. Dai, io lo riproverei. Sì, riproviamola. Vabbè, che schifo. Ok, va bene. Adesso comincio a giocare seriamente, curandomi quando devo.
Questa era solo di riscaldamento. Quasi. Quasi pure questo, vabbè. No! Quanto le toglieva il vecchio strumento che usavo come quello equipaggiato per l'attacco. Cioè, alla fine, tipo, forse un 1.400. Adesso tolgo 1.200 quando va bene, quindi non troppo male. Ok, dai, alla fine sì. Boom, perfetto. Ci curiamo ancora. E adesso direi di sì. Ok, forza, forza. Ma l'ultimo l'ho parato per pochissimo, non mi ero nemmeno mosso. Dai, non male. Io mi curerei ora. Mamma mia! No, troppo tardi. Ah, ne posso. Ok, ne posso saltare 3 con l'invincibilità aumentata ancora di più, quindi buono, da ricordare. Dai, questo era un perfect. Vabbè, ciao. Non male però rispetto al solito. Questo però si può capire, solo che se mi metto. Se sto fermo muoio, non voglio ogni volta. Questo qual è? No. Ok, qua mi dovevo un attimo risettare. Boh, che faccio? Mi curo. Nel dubbio. Ok. Questo è quello impossibile. Qui si muore, ragazzi. Qui si muore malissimo. Ma no, non c'è, davvero, non finisce mai sto attacco. Anche se ovviamente è meglio con la nuova invulnerabilità, però porca miseria, non finisce mai. Pure io però. Sì, vabbè. Ma li ho presi tutti in faccia. Ma ha fatto schifo stavolta. Oh. Dai, proviamoci, anche se siamo quasi senza cure, però va bene.
Oh! No, vabbè, ho parlato troppo presto. No! No! No, ma ci ho creduto, lo stavo schivando all'inizio, dai. Vabbè, sì, dai, giusto. Il tè lo prendo come prima cura, va bene. È che mi cura poco, quindi devo trovare il momento giusto per usarlo. Dai, dai, dai. Me lo sento. Sì, diciamo che speravo di non doverlo usare, però. Sì, questo è difficile. Mamma mia, la perfezione. Anche qua va bene, dai. Forse l'avrei potuto usare qua il tè. Va bene, non fa niente. No, ancora. Sì, lo uso ora. Vediamo se mi aiuta davvero. No, mi si era fermato, vabbè. Vabbè. Più che altro la velocità immagino aumenti solo per quando sono rosso. Tu in tutte le fasi in cui sono verde penso che non serva a nulla il tè, quindi vabbè. Però prendiamo prima questo qua, che cura di più. No, è troppo veloce. No, gli devo andare addosso quando. Ok. Ah. Mamma mia, nessun danno! Vabbè, meglio del solito anche qua, come sempre. E via. No, niente, questo non me lo ricordo mai. Questo me lo devo proprio risettare in mente. Perché arriva da uno da due lati, poi dall'altro e devo restarci, ok? Ma mi devo ricordare qual è. Uff. Sì, è molto facile, mi devo ricordare che devo stare fermo all'ultimo. Infatti l'ultima volta l'avevo preso bene. È questo che è orribile. Dai, basta! Ma ho perso così tanta vita? Mi dovevo curare? Non me ne sono reso conto. Dai, dai, dai!
tutta questa sequenza iniziale. Focus, focus. Ma... bruttissimo. No, ma sono andato lontanissimo, ho sbagliato qua. Dai, dai. Oh, mi sono fermato. Di nuovo. Ho meno difesa, vero? No, aspetta, perché ho meno difesa? Perché toglieva difesa, quello che ho comprato, mi sa di sì. No, mi abbassava l'attacco, non ho meno difesa. Va bene. Ok, dai, dai, è tornato. Questo è orribile. Mamma mia. Non lo so che sto facendo, non lo so. Basta, basta, no, ce l'ho andato adesso io. Ho finito già le cure, tra l'altro. Non ce la farò mai. Vabbè. Basta! Oh! Determinato, Sir Cracky, determinato! Che uso qua? Mi si è bloccato? Non ho niente? Ho finito le cure? Ah, va bene. Ok. Siete pronti?
Vincerò con un PS. Sì, vabbè. Primo colpo che potevo prendere l'ho preso. Mamma mia, comunque, quando e se monterò questo scontro, c'è un materiale assurdo per fare un bel video. Io ve lo dico. Mettetevi comodi perché stiamo per andare oltre questa boss fight. Ciao Betty, grazie, grazie per la sub, bentornata. Sei venuta anche tu per vedermi perdere malissimo, va bene. Dai, dai, dai. Mamma mia, due perfect di fila, ma chi sono? Forse mi dovevo curare, vabbè, chi se ne frega. No, perché mi faccio colpire qui? Non ha senso farsi colpire qua. Adesso c'è l'attacco infernale. È stato bello. È stato bello. Va bene, va bene. Ok, forse posso andare qui. Mamma mia. Ok. Ok, anche quello di ora è facile, veramente, quindi potrei provare a lottare. Sera, Joey. Ora mi curo, perché non sarò... No, che sto facendo? Mi curo, dicevo. Non sarò ingordo come l'ultima volta. Non ho usato il tè, benissimo, quindi... Vabbè, fa niente. Mamma mia. Ah. L'ultimo arriva da tutti i lati, è impossibile pararsi. No! No! Uno! Stavo facendo...
facendo no hit! No hit stavo facendo! Va bene. Va bene, va bene, va bene. Oh. No, vabbè, assurdo. La lore del nome. Mamma mia! Mamma mia! Vabbè, ma poi mi faccio colpire da ste... Basta, basta, basta! È finita. È finita. Allora, io non vorrei dire, ma questo attacco ormai è mio. Non mi spaventa più. Questa fight è mia. No, no. Vabbè, va. Va bene. Va benissimo. E ci teniamo il tè alla fine. Ma perché ci vado addosso? Perché ci vado addosso? Vabbè, vabbè. Ce la possiamo fare. No, aspettate, mi curo o non mi curo? Mi curo. Sì. Non si sa mai. Non lo so, non lo so. No, 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 non capisco. Basta! Oh! La finiamo con un PS! Ciao Alissa, ben arrivata. Siamo sempre qui. Però lì, capito, lì non puoi ragionare. Lì esce fuori quello spirito selvaggio che sta nell'essere umano sin dai tempi dell'Australopithecus, che ti fa muovere come se, capito, è proprio l'ispirazione da cui è derivato l'ultra istinto. Non posso farci niente, lì devo andare dove mi dice il cuore. Perché my heart is my guiding key. Forza. Oh. Oh.
Perfetto. Perfetto anche questo. Mamma mia, sono nel flow. Adesso vi stupirò. Con calma. No, no, no. Pensavo si fermasse prima, vabbè. Sono stato fermo, mannaggia. Anche qua. Andiamoci. Si erano paralizzate le dita a un certo punto. Boh, io continuerei così. Basta, basta. Cioè, no, non va bene. Dura troppo. No, 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 Sir Cracky, qui si fa tutto dal vivo. Qui o live o niente. Tutte le mie sconfitte, tutte le mie sofferenze devono essere documentate. Oh, ma non si fermava, non finiva più. Ma Archimede, dici per quello con le frecce che non riesco mai a schivare? Vabbè, dai. Quindi è un cerchio che bisogna fare. Così per quelle gialle e anche così per quelle normali. Ok, non me lo ricordavo mai, ma va bene. No, 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 mi sono distratto. Forza, forza, se cracchi. Finiremo insieme. Andiamo con questo tè. Dai, questo era pure perfetto. Faccio?
Dai, mi curo. No, troppo presto lo tolgo qua, uffa. Ok, questo è il momento. Oh, va bene, va bene. Non mi ricordavo solo l'ultima parte, com'era? Giù, de no, destra, sinistra, giù. No, questo rompe assolutamente il pattern di prima. Quindi destra, sinistra, giù. No, non me lo ricorderò mai anche quello. Ah. Sì, mi curo anche qua. Non lo so, non lo so, no, no, no. No, basta, 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 basta. Dai, dai. No, hit anche qua, forza! È il momento! Qua però mi prende sempre male. Va bene. Mamma mia, questi li ho presi tutti! Boh, basta. Che c'è ora? Qualcosa che mi ucciderà? Però io combatto. È la fine. Dovevo curare. Finisce più. No, sarà forse per l'immunità, immagino. Se mi avevano già colpito. Ho già finito le cure. No. Vabbè. Va bene. Mamma mia, che scarsità! Che scarsità qui! Devo migliorare su quello delle frecce che mi circondano, non quello infinito, l'altro. Cioè, ok, che adesso tre riesco a farmele senza essere colpito, però ne devo schivare di più, almeno le prime. Va bene. Oh, io ve lo dico. Questa sera passerà con Undyne. Questa sarà una live a tema. Io voglio vedere tipo, boh, Kenzo giocare con. Cioè, provare Undyne. Poi gliela faccio provare se c'è il simulatore online. Grazie, Archimede. Sicuramente non vado verso le frecce. No, ma non intendevo quello. Infinito, eh. Focus, ragazzi.
fatto, non lo so che ho fatto. Sì, ma se è più difficile è ancora più divertente. Ah, che schivato! No, 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 mi sono messo malissimo. Questa non ci voleva, questa ragazza ci farà perdere. Usiamo ora il tè. Sempre là mi prende. Dai, non male, non male. Non male anche questa. Hai vinto senza curarti, mamma mia, pazzo! Cioè, ti eri proprio chiuso. Qui ci curiamo benissimo, invece. Eh no, ho perso il focus di questo. Va bene, no, niente, non mi aspettavo arrivasse questo. Che ho qui? Niente, va bene. Mamma mia! Cioè, paradossalmente mi fa più male questa adesso che quello infinito. Perché ci sono i tasti troppo piccoli qua. Male, male. Male, 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 male. Ma che ho detto prima? Non lo so che è successo, non lo so, vabbè. Non ce la farò mai. Impossibile. Cioè, la porto sempre a questo punto, però. Devo perdere meno vita alle frecce, per forza, se no non vinco mai. Devo perdere meno vita alle frecce.
la sei sognata la notte, non mi ricordo se l'avevo già letto il commento oppure l'avevo letto mentre giocavo. Ma perché alla fine, cioè, è una droga, è fatta troppo bene questa fight, questo è il problema. Cioè, ci puoi stare quanto tempo vuoi, però non ti annoia. Anzi, cioè, ti continua a spingere a continuare, quindi questo è il problema. Ovviamente per questo non sto vincendo, ragazzi, perché mi diverto così tanto che voglio continuare a giocare. No, non vado indietro. Ma che ho fatto? Proviamo a usare il tè? Bravissimo! Bravissimo anche qua. Adesso c'è la gabbia di frecce. Ci curiamo? Sì. Qui devo arrivare a farmi prendere da una sola. Ok, adesso c'è il pattern, ok. Non lo so se lo farà giusto, però boh, ci proviamo. Grande, sei cracchi, forza! E ora quale c'è? Ah, ok, quell'altro. No! No. Ma durano pure di più dopo allora rispetto alle prime. Questo è brutto.
No, 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 quest'ultima non mi doveva colpire. Sempre l'ultima, sempre l'ultima. Non ci posso credere, sì! Muore, sì! Sì! Determinati! Non ci credo! Non ci credo! Avevo 4 PS! Spam di emoti in chat, ragazzi, spam di emoti. Fatemi scegliere quella giusta. Questa qua. Uè, buono questo pesce. Uè, buono questo pesce. Grande, grande Archimede, grazie. Mamma mia, che sudata. Grazie ragazzi per il supporto e per la determinazione. Forza! Mamma mia. 4 PS, cioè un turno in più e morivo. No, ero nel flow, non ero convinto che potesse essere l'ultimo. Sì, no, ero troppo determinato. Ero troppo determinato. Mamma mia. Comunque che fight, cioè stupenda, da tutti i punti di vista. Bellissima. Maledizione, sì, muori male, muori. Quindi anche quel potere non era abbastanza. Sono io che... Cosa? Se pensi... Se pensi che io perda la speranza... Ti sbagli, perché io ho i miei amici che mi coprono le spalle. Alphys mi ha detto che mi avrebbe guardato combatterti. E se qualcosa fosse andato storto, avrebbe fatto evacuare tutti. A quest'ora avrà già detto ad Asgore di assorbire le sei anime umane. E con quel potere, questo mondo sopravvivrà. Stupendo. Stupendo. Mamma mia. C'è un punto di salvataggio, ti prego. Si stava sciogliendo come gli amalgami del lab. Ah, ok, perché... Perché aveva sempre la determinazione in sé, quindi... Fatto quell'effetto. Boh, ragazzi, salviamo tipo 3 volte. Che non si sa mai, ok. Io, boh, sono ancora traumatizzato.
Ma si sono dimenticati una N? Benvenuti? Quindi se Alphys ci ha visto, immagino che tutta questa parte ci ha... cioè sarà diversa. Ah, è spento, ok. No, però proprio mancava lo spazio proprio per una lettera, mi sa. 40! Porca miseria! Ah, c'è il tipo. Sapete che sarei curioso di vedere che mi dice? Io proverei. Voglio vedere se è scemo come nella neutral oppure se cambia i dialoghi. Ah, non scorrevi il testo, ok. Allora, io provo. Tralala, sono l'uomo del fiume. O forse sono la donna del fiume, non che importi molto. Mi piace girare in barca, vuoi unirti a me? Sì. Nevischio, cascate, andiamo a Nevischio. Tralala, un pianoforte buono fa un picchiettante suono. No, ok, non riesco a distinguere se è diverso in qualche modo o meno. Fai pure qui, procedi normalmente senza fermare, tanto ti avverto, devi farti tutta la parte di Metadon. Ah, ok. Sì, torniamo di là. Andiamo a Roventerra. Sono stremato. Ditemi a posto il luogo, la stanza prima dell'avanti. Ok. Vabbè. Comunque, davvero ah, ma qui posso accendere la luce adesso, vero? La Genosei di Undertale è caratterizzata dal silenzio. Ed è paradossale perché ci sono un sacco di host fighe nella Genosei. Boh, risolviamo. Ah, sì. Ok, farmerò offline allora. Ah, qua c'è già Metadon. Ah, ok. Oh, eccoti qui. Piccola schifosa creatura. Hai fatto parlare abbastanza di te ultimamente. Quanta infamia, sono impressionato. Oh, giusto. Se stai cercando Alphys, non è qui. Qui nella spazzatura prendi il cibo. Ok. Mentre stai a fare i tuoi impegni, lei era indaffarata a portare in salvo le persone. Adesso sono tutti in un posto fuori dalla portata delle tue grinfie. Decidere di non combatterti. Cielo, lei è davvero l'unica con un po' di cervello, vero? Che sfacciataggine, qui è andato avanti da solo. Il Kenzo. Stai fremendo dalla voglia di mettermi le mani addosso, dico bene. Beh, peccato. A questo mondo servono più stelle che cadaveri. Ci si vede. Si è bloccato? Si è bloccato. Appena interagito col sacco. Meno male che ho salvato tipo 10 volte. Allora dai, proviamo così.
Mamma mia, ma vi immaginate che... Immaginate se si fosse bloccato quando stavo per sconfiggere Undyne. Boh, io avrei droppato la RAM, ve lo dico. Ci posso interagire ora? No, si blocca! È un bug! Cioè, è sistematico! What? Mi ha beccato. Forse non lo. Ah, dici che è un problema di traduzione. Può essere, anche se mi fa strano perché, cioè, penso che nella traduzione tu vai a cambiare solo le stringhe, almeno in questo caso, quindi non so se magari c'è un bug sotto sotto che è venuto fuori a causa di qualche errore nella traduzione. Beh, qua possiamo andare avanti. Vabbè, io non prendo allora, vado bene così. Qui ci potevo entrare? Qua c'era il laboratorio. E vabbè, qua immagino sia tutto uguale. Anche se non mi ricordo questa roba qua. Ci sono delle lettere da vari mostri, Craccrana, Ghiacci, Cantolà. Sono ancora chiuse. Ah, vabbè, queste forse c'erano già. Interagisci con lo schermo sotto, ok. Quella è Miu Miu, sì. Quel boss che mi ha detto che è stato aggiunto extra nella versione Switch. Interagiamo con lo schermo. Sono io, Kenzo. Ok, in stile specchio. Vabbè, andiamo avanti. Qui immagino che qualche mostro lo abbatteremo man mano e poi il resto me lo faccio io offline. Il sacco dice, ti sei appena ricordato una cosa divertente. Ok, un joke, quindi. Ok. Ma a nord del salvataggio cosa c'era? A nord del salvataggio. Ah, sai che sono andato direttamente nel laboratorio perché forse nella neutral era bloccata quella strada là, quindi mi è venuto di andare direttamente a destra. C'erano le guardie, mi sa, nella neutral lì. Ah, ok, no, no, vabbè, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ah, no, è bloccato così. Ok, campo di forza. Andiamo, qui dovremmo evitare i puzzle. Hai preso i noodle? No, non li ho presi, sto stando nel laboratorio. Nel frigo. Ok, speriamo non crashi, andiamo subito, così con la scusa. Ho fatto un primo mostro. Ah, giusto, nel frigo, mi stavo dimenticando, ok.
Prendo. Ma ne prenderei anche più di uno a questo punto. No, non posso, ok. Info. Noodles istantanei, cura PS con tutto quello che serve per un pasto velocissimo. Ok. Pensavo ci fosse qualcosa di diverso. Zoom d'aereo. Addirittura sono più resistenti di Undyne. Cioè facevo più male ad Undyne che a loro. Non mi ricordo la differenza, ma se li mangi crudi ripristini tutto. Ma se li cuoci c'è tutto il dialogo di attesa lento. Non vedrai come se la faccio sul momento. Ok, ma dove li dovrei cuocere, scusa? Ok, qua i puzzle ci sono, va bene. So già come andrà a finire. Risparmiali per quando serviranno davvero? Cosa mi aspetta? Oh, ma sono durissimi sti mostri. Che roba è qua? Mi devo muovere, sì, è vero. No. Nella box, ok. Qua c'era. Ah, qua c'erano gli enigmi che ti aiutava Alphys a superare. Però a destra cosa c'era? Eh sì, Metatron e Asgore. No, voglio andare prima a vedere cosa c'era là a destra. Boh, io Metatron spero. Spero che non sia infernale come Undyne. So che me ne pentirò, però. Asgore invece secondo me sarà demoniaco. Ah, ok, questo cambia. Boh, lo prendo. Vediamo. No. Padella bruciata, info. Attacco 10, i consumabili curano più 4 PS. Ok. Attacco 10, perché invece adesso quanto ho? Attacco 22, fatemi provare a equipaggiarla. Anche perché, boh, magari non serve più l'immunità quella lunghissima. Quindi proviamo, vediamo cosa ne esce. Ok, sembra meglio. Anche perché adesso devo farmare un po'. Quindi, avere attacchi più potenti mi può servire. Così mi caccio prima i mostri. Ho sbagliato. I mostri inutili. Cioè, notate come sto parlando con che tono cruento alla Kenzo, proprio immedesimato nella Genocide. No, volevo andare sotto. Mamma mia, che tristezza comunque. Tutti gli enigmi fermi.
Loro non valgono il conteggio, giusto? Sei qui. Questo vuol dire che Undyne. Lei è tipo Undyne, ti vendicheremo. Ok. Mamma mia, fortissimo. 01, tu. Boh, ormai dopo che ho sconfitto Undyne non mi ferma più nessuno qua. Ah no, volevo fare agisci. Osserva. Desiderano entrambi la morte? Significherà che il loro amore finirà all'inferno. Ah, mamma mia, che... il brodo sul leccone. I pensieri di Kenzo sempre crudissimi. Non riuscivo a smettere di ridere, mamma mia. Caratterizzatissimo. Il personaggio. Con questo è molto difficile fare perfect, però. Posso andare avanti, giusto? Ok. Cioè, quindi posso... Cioè, devo sconfiggere prima Metadon? Perché... Ah no, ok, si salta la fight. Non l'ho letto il microonde, l'ho letto. Mi ha fatto strano perché... perché non... queste battutine non erano da Genocide. Pensavo non ci fossero cosine del genere. Se arrivo al limite, io dove posso farmare, avvisami per tempo. Sì, ti skippo tutti i minigame, ma proprio con freddezza, ti ci fa passare, te li fa ricordare. Boh, esploriamo. E poi in maniera freddissima te li lascia disattivati. Che è geniale, perché non avrebbe senso farmeli rifare per una terza volta. E soprattutto perché è contestualizzato con il mood di questa run. Noiosa non saprei, sai, perché... Andiamo a destra. Perché sarebbe stato più noioso se li avessi rifatti, secondo me. Perché sarebbe stata una terza volta la stessa cosa. Ah, ma sono bloccati tutti? Perso il fuoco. Vabbè, andiamo direttamente in cima. Piano 3. Sì, quello è vero. È apatica, più che altro. Secondo me è l'aggettivo giusto, come Kenzo alla fine. Ah, ma qua ci sono i ragni. Nove, non ce li ho. Ok, spiegamelo.
Cioè, qua la ciambella di ragno, la rileggo. Ha detto che una ciambella di ragno sembra più gommosa del solito. E qua dice sembra una specie di bracciale potentissimo. No, aspetta, è solo un cornetto. Il cornetto sembra un bracciale perché negli Zelda 2D il bracciale della forza per sollevare gli oggetti pesanti sembra un cornetto. Figo. Cosa ti aspetti da mamma ragno? Sai che non saprei. Allora, cos'era successo nelle altre run? Se non sbaglio, era tipo stata ingaggiata da Sans in qualche modo. O da Sans o da Flowey, non ricordo. Comunque era tipo. Mi parlava di un altro personaggio. Ora non ricordo precisamente. Qua non saprei. Ah, però ste infamate ci sono lo stesso, maledetti. Boh, andiamo di qua. Sì. Ricordamelo a fine live, Archimede, così evito di staccare, così andiamo avanti. A fine live mostriamo il bracciale. Ah, era ingaggiata da Asgore? Ok. Ricordavo Sans o Flowey, non ricordo perché. E qui. Dove devo andare? A destra, immagino. No, invece devo andare sotto. Allora, qua dovevo stare fermo. Ok. Dovevo stare fermo o dovevo muovermi? Ah, dovevo muovermi, ok. Ok, ricordavo. Ricordavo diversamente. No, la padella l'ho presa prima. Ce l'ho equipaggiata. Quel cactus. No, perché l'ho fatto? Ah, ok. Ma è bruttissima questa. Ah, ok, ho capito. Non lo ricordavo così. Via. Boh, ho capito troppo tardi come fare. Ti fermi da non usare i fiori. Ma, ok, via. Ho capito ora, ho capito ora. Come faccio? Ok, così. Ancora 35. Boh, potrebbe farmi comparire qualche mostro in più comunque. Ma perché? Avete sentito lei cosa ha detto? Dicono che un umano con una maglia a righe passerà di qui. Ho sentito che detesta i ragni. Ho sentito che adora calpestarli. Ho sentito che adora strappar loro le zampe. Ho sentito che abbia dei pessimi gusti. Che peccato. Arriva un umano e non è nemmeno buono da mangiare. Dei pessimi gusti, forse tradotto male, che abbia un pessimo sapore, magari. Perché, visto quello che dicono ora. Oh beh, gli ingredienti andati a male possono sempre essere scartati. Ok, devo ricordarmi com'era questo fight perché non la ricordo assolutamente. Spero comunque sia normale perché di fight alla Undyne
spero siano ben calibrate. Mi sembrerebbe troppo presto per una fight infernale in quel modo. Agisci, Muffet osserva. Se ti invita al suo salotto, rifiuta con gentilezza. Ok, strano da Kenzo. Che dovevo fare con la roba viola? Ok, niente. Ah, ok, sì, ora ricordo. L'ho distrutta! No. No, piccolino. Mamma mia. Ok, quindi sì, mi dovevo aspettare questo. Qui con freddezza continuiamo a saltare tutto quello che è già stato. Ah, sono qua. Ok. Ma mi dite dove non devo andare prima di aver farmato un po'? Qua ci cadevo se non sbaglio. È ancora lontano, ok. Sono libero. No, facciamo che non vado da nessuna di queste parti e salgo sopra. Comunque, oh, cioè, potrebbe. Vai avanti di trama. Oh, ok. Potrebbe un po' farne comparire di più di mostri. Allora, ehi, vai in quel vicoletto oscuro sulla destra per degli affari da urlo. Ah, ok, pensavo fosse una cosa esclusiva. Ma loro ci sono o non ci sono? Considera che Alfie si è fatti scappare. Sì, vero? Però tipo qualcuno l'ho incontrato. E qualcuno dovrà incontrarlo se devo arrivare a 40. Però tipo non è venuto nessuno, cioè. Leggi. Ehi, questo è Bratti e questo è Catti. Se stai leggendo questo, allora tipo bellissimo questa lettera che viene. Ok? Allora, tipo, caschi male, pazzo di crudele che non sei altro. Alfie si è appena passato di qui e ci sta portando in qualche posto iper mega sicuro. Ma prima dobbiamo finire queste penne. Già, tranquilla, Alfis. Non vogliamo sprecare. E non pensare nemmeno di rubare la nostra roba. Già, stramboide, non toccare la nostra robaccia. Catty, non è robaccia, è molto pratica. Immaginate quando scrivevano questa cosa, non so se voi vedete qua. Sì, qua. Sembra che c'è scritto cazzi invece di catti. Vabbè. Comunque, concludendo, fai schifo. Già, schifo. Ok. Ruba. Ruba ancora. Ok, avevo solo 5G. Cibo, spazzatura, pistola, scarica. Capello da cowboy, va bene. Cos'era la chiave misteriosa? Cosa apriva? Ok,
Era tipo casa di Undyne, casa di Metaton. Ok, quindi inutile, sì. Oh, cibo, via. Sì. Via, prendi. Ok. Esci. Ah, ma poi, cioè, stavamo parlando dei boss prima. C'è Metaton, c'è Asgore, c'è anche Sans, ricordiamolo. È un normalissimo muro, ok. Perché, cioè, è l'unico che manca l'appello, teoricamente. Ok. Quindi, cosa dovevo fare qua? Dovevo mettere dentro i noodles. E basta. Io mi prenderei un tè e metterei il taccuino qua, visto che non lo sto usando. Qui c'era il luogo del famoso incontro con Sans. Ah, ok, ho capito allora dove potrebbe arrivare. Fighissimo, se arriva là ci sta. Nessuna risposta. È chiuso dall'interno. Nessuna risposta. Nessuna risposta. Ah, qua è aperto pure. Ah, luce ancora. Perché mi capita sempre la gente strana. Evacuazione. Mi prendi in giro, scricciolo. Se tutti quanti uscissimo dal lavoro e se non ci fosse nessuno a comprare qualcosa. Tutto normale, scricciolo. Ma che faccia sta facendo? È tutto normale. Beh, Metadon non mi ha nemmeno detto che dovevo lavorare. Ma è questo il bello. A volte si ricorda a metà del mio turno di chiamarmi dal lavoro. Se non prendo le dovute precauzioni, di sicuro mi sgriderà. Ok, magari sgridarmi non è proprio corretto. C'è questo disco che mette. Che è pieno di canzoni su come io faccio schifo al lavoro. Ma. Eh? Sono morti tutti? Vuol dire che oggi non mi tocca lavorare? Cavolo, magari fosse vero, scricciolo, magari fosse vero. Scusa, stramboide, sono immune alle minacce. Non posso andare all'inferno, ho i soliti giorni di ferie. Oh. Qua che c'è? Ghiaccielo, glamburger. Eroico panino, attacco su in battaglia. Interessante questo. Ah, quasi quasi io. Questo lo prenderei. Ok, però vediamo. No, ho sbagliato, vabbè. Volevo vedere, volevo fare info. 17 PS. Boh, ma. Sì, ti faccio il setup, vai. Sì, io comunque mi prenderei, cioè toglierei il cibo spazzatura e mi prenderei le cose che stanno là.
li devo mangiare praticamente tutti quanti. Hollywood. Abbi, torta, Methadone stick, face stick, due leggendari, tre. Ah, devo. Ok, devo metterli ora, non me l'aspettavo. Allora, aspetta, in italiano che sono però le robe che mi hai detto? Allora, torta, ok, Methadone stick, ok. Face stick, non so cosa sia. Ero leggendario, ok. Pezzi pupazzo, ok. Noodle, ok. Praticamente tutti gli oggetti con significato. Però non ho capito questo face stick cosa sia. Cioè, non mi pare sia un qualcosa che ho. Credo. Bastone, pupazzo di neve, cerotto. Bandana, scarpette, nudo, taccuino. E vabbè, iniziamo a mettere dentro. Pupezzo, pupezzo e pupezzo li abbiamo. Qua che era la crostata, ok. Lui qua, crostata qui. E bastone certo li puoi buttare. Anche bandana, ok. Ok, me lo metto ora allora qua. Bandana. Bastone e cerotto. Ok. Controllo un attimo il face stick, ok. Boh, magari prima di buttarli aspetto un attimo che magari è la traduzione di, non lo so, bastone, a caso. Oggi io non so se avete visto, ma Kenzo ha postato, fatto un post proprio figo sull'arte di Vagabond. L'abbiamo pure sponsorizzato. Se non l'avete vista, dategli un'occhiata su Instagram. Quella con la faccia di Methadone. E vabbè, allora buttiamo quello che non serve prima. Quindi bandana. Bandana, lascia. Poi bastone, lascia. E infine cerotto, lascia. Ok, poi andiamo. Quindi adesso abbiamo un ero leggendario, quindi ce ne manca uno, i pupazzini e la crostata. Compra. Un altro ero leggendario e lo prendiamo, ok. Bisteccaton e lo prendiamo pure. Ah, quindi devo prendere due bisteccaton? Grande Kenzo, guarda come sbuca quando gli si flexa qualcosa. È proprio lui, ragazzi, il protagonista di questo gioco, è proprio Kenzo. Quindi Archimede, due bisteccaton. La non so cosa sia questa cosa, se è cracchi, ma non mi sembra di averla mai vista. Ne vende solo una, ma ok, oh vabbè, prendiamola e vediamo che succede. Ah, infatti, esaurito. Ok. Si trova in una panchina, ma una panchina dove? Ah, ok. Allora, mi serve capire un attimo se questo è l'inventario giusto. Se sì, salvo. Se no, no. Ah, zona cascata? No, me lo sono perso allora. Ok,
Ma oggi l'ultima live su questo giochino, Kenzo, Kenzo, Kenzo. Poi ti faccio provare io qualcosina, non ti preoccupare. No, comunque ci vuole ancora un po'. Undyne mi ha spaccato. Ah, i noodle mancano, ok, dove sono? Noodles. Ok. Ho tutto. Salvo. Bene. Proseguiamo. Proseguiamo, vero? Secondo me ci stiamo per avviare alla chiusura della live. Con Metaton magari. Non mi ricordo veramente dove stava. Da qua si va? Sì, però non c'è niente. Ora, siccome non potrei cambiare equipaggio, dovrei comunque tornare per fare spazio. Ah, ok, va bene, un po'. Quindi non devo usare niente. Mi devo ricordare questo. Sapete già che non lo farò, quindi eventualmente, boh, spammate in chat in caps per farmi ricordare. Attento un attimo. Ok, sono attento, Archimede, dimmi tutto. Tunz, 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 tunz. Qua è dove si farma. Prendi il dock e vedi la schermata da non superare. Lo vediamo subito insieme. Apriamo la nostra bellissima guida. Che è qua. Datemi un attimo. Dov'è? Word, ok. Dicono che farmare su quel ponte sia ottima, magari è solo un placebo. Ok. Quindi, allora abbiamo la guida. Dov'è la schermata in cui non possiamo andare avanti? Scendiamo. Scendiamo. Ok. Ok, qua. Quindi dove trovo un ascensore con un punto di salvataggio a destra. Non devo andare avanti. Ok, ma quindi mi state dicendo che praticamente dobbiamo. Lì dentro c'era me. Ok, quindi. Ok. Dobbiamo finire la live. Cioè dobbiamo farmare prima di andare avanti, quindi. Volendo la live può finire quando voglio. Vabbè, presi. Cioè potremmo tipo farmare un pochino qua insieme e poi sì. Ok, dai, farmiamo un pochino se si decidessero a comparire i nemici. Chiaro, chiaro, ok. Allora dai, ci facciamo compagnia un altro pochino e poi andiamo. Ok. Ah, giusto. Ops. Oh, mi sono pure distratto. Mi ero scordato di cambiare scena. Vedi Kenzo, record. Cioè, ragazzi, non so quanti anni sono che siamo qua su Twitch e mi dimentico di cambiare scena. Questo attacco è infamissimo, è peggio di Undyne. Cracrana finale, boom. Ah, ma se questo è il ponte che dicevate, è davvero buonissimo per farmare. Cioè, stanno arrivando tutti qua.
Sì, vabbè, no, ma è tosta farmare così senza usare gli oggetti, eh. Ma se salvo mi ricarica la vita? Ops. Ah. No, per il documento. Salvo ogni volta in quel punto, ok. Ma nel punto. Dici nel punto in cui. Che mi mostra viene lo screen, giusto? Può andare bene anche quello, che immagino sia la fine del ponte. Per il documento non so. Non so cosa c'è scritto dopo. Quindi. Per me lo potrei mandare. Volendo. Però non so cosa c'è scritto dopo, quindi mi devi dire tu, Archimede. Non so se tipo c'è la dick pic come finale segreto. Quindi in quel caso vedi tu. Questo mi lancia le croci, questo mi vuole esorcizzare. No, vabbè, sono tre, questi mi ammazzano male. Questo era un perfect. Oh, ma è tostissima questa qui. Ok, no, se è così no. Bene. Tu mandalo. Ok, allora Samu te lo mando dopo su Telegram. In caso scrivimi ora così apro la chat e me lo ricordo subito. Ghiribasta. Il ponte? No. Ah, ma oh, vabbè. Se arriva un nemico prima che riesca a salvare, sono morto, te lo dico. Ti prego, non arrivare, non arrivare. Ok. Boh, ragazzi, io vi direi che possiamo chiudere qua. Tanto devo solo farmare prima di andare avanti, quindi posso fare offline e magari tipo boh, lascio un nemico circa. No, vabbè, li faccio tutti, dai, tanto non fa niente, li sconfiggo tutti e la prossima volta avanziamo direttamente. Se no a mostrare il farming in live è solo noioso e prende tempo, soprattutto, quindi è meglio farlo offline. Abbiamo sconfitto Undyne. Forza, forza. Piedi. Piedi. Ragazzi, grazie per esserci stati con me in questo momento di difficoltà, di grande difficoltà. Mi avete supportato, mi avete determinato. Grazie. Ah, per la prossima live sarà importante, quindi sarà tosta? Ok, pensavo che il peggio magari fosse già passato, quindi no. Va bene.